Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ITA Oggi siamo su Observer System Redux È un gioco che è uscito all'inizio nel 2017 Ed è stato riproposto oggi, nel novembre del 2020 Con una versione, diciamo, remaster Infatti si chiama System Redux, mentre il vecchio gioco era The Observer eh, Che cosa hanno aggiunto? Beh, delle missioni che approfondiscono la storia E soprattutto, per quanto riguarda la nuova versione, una grafica più bella ancora e Soprattutto il Ray tracing che abbiamo attivato prontamente. Ora lo andiamo a provare, iniziamo una nuova partita è un investigativo ambientato nell'anno 2084, dove noi siamo questa sorta di investigatori che con l'ausilio delle migliori tecnologie, nonché di eh, medicine, perché comunque il nostro stato psico-fisico è eh, diciamo sbarillante. <ride> E dovremmo investigare su diverse cose. Inizieremo a Cracovia all'interno della nostra auto con uh, il collegamento, diciamo, con la nostra. Noi siamo la con la nostra centrale, insomma. Monarca si chiama. E. Um, ci dicono: rispondi, la Sì, sì, rispondo, rispondo. Devo rispondere sì. alla chiamata. Ok, abbiamo un guanto simile al Fly Falix. Tutto bene, sono 5 minuti che cerco di contattarti, devo essermi appisolato. Non c'è pace per i malvagi, come va con il mangiasogni? Non sono ancora un vegetale. Va bene. Poi premendo il tasto centrale del mouse potremmo prendere delle medicine. Infatti adesso non l'abbiamo ancora preso, non ancora. Ok. Premo un pulsante centrale. Una cosa, a parte la grafica che è molto particolare, molto cyberpunk, ricorda molto Altered Carbon, cyberpunk piuttosto che Blade Runner, eh, la cosa non proprio immediata è che quello che dobbiamo fare, spesso magari ci perderemo un sottotitolo della storia e dovremo leggerlo qua. In questo caso però dobbiamo prendere la medicina che viene assimilata dal nostro guanto. Allora, praticamente, ora ci ritroveremo catapultati in una vicenda perché riceveremo una trasmissione, che stiamo per vedere, di nostro figlio. Vi, faccio, vi spiego così l'inizio, vi spiego un pochino quello che può essere questo titolo. Ovviamente è un titolo che io ritengo costa 29 euro, solo per appassionati, perché è puramente un investigativo in, uh, in salsa cyberpunk, anno 2084. C'è del lavoro per me? Ok, non c'è lavoro per me, non c'è nessuno da interrogare, yeah, va bene. Esplosione al suolo mezzo isolato, posto ancora in fiamme, ci racconta che è successo qualcosa. Ok, adesso succede quello che deve succedere. Attento a quello che dice: questo è un canale monitorato. Chi sei? Come ti sei inserito? Non mi riconosci, Adam. Sì, o perlomeno quello che resta di me. Eh, non lo sentiamo da tempo, sentiamo la sua voce, non sappiamo in che stato è. Lontano da te è buffo, sarebbe, pensavo sarebbe stato più facile sentire la tua voce dopo tutti questi anni, ma non è così. Non cominciare, pensavo di potercela fare, ero così vicino, a cambiare le cose, a renderci tutti liberi. Ora è stato tutto inutile. <coughs> Dove sei, vengo a prenderti. Pa per una volta nella tua vita ascoltami, qualunque cosa accada devi ricordare che tu non hai il controllo. Ok. Ora faremo mostrare l'identificativo del chiamante. Quindi faremo una triangolazione GPS e troveremo da quale appartamento proveniva questa chiamata. E da qui inizia la nostra avventura. Io non voglio spoilerarvi perché trovo assolutamente un delitto spoilerare ogni singola cosa. Quindi, l'unico spoiler che riceverete da questo video è il primo stupido enigma del gioco, il primo codice di, di accesso che dovremo, dovremo fare e vi voglio mostrare giusto l'inizio perché se vi siete sempre chiesti che tipo di, di gioco è The Observer eh, sp spero lo capirete da questo video, per quanto poi diventerà molto, cerve mo non cervellotico, ma molto uh, labirintico, ecco, perché ci sono delle ambientazioni veramente cooper, veramente molto, eccessivamente cyberpunk, e la cosa bella è che potete proprio interagire con tutto con tutto nell'ambiente quindi quasi tutto adesso vi faccio vedere siamo sempre come vi dicevo a Cracovia e ci mettiamo in viaggio la cosa che non mi piace molto di questo titolo è che hanno fatto questi quartieri con tutti questi ologrammi pubblicitari ma mm, il gioco non è così è solo l'ingresso di questa fa, zona condominiale questo si arrabbia e lui passa questo aspirapolvere però passo io e lo tira via va bene arrivederci salve Fuori di qui. Tranquillo, uomo di latta, non sto cercando guai. Sei un inquilino? Allora, uh, sì. Nome? Allora, noi siamo Lazarski, quindi gli diremo Gravinsky. Dove arriva la segnalazione? Appartamento 7, piano terra, attraversa il cortile, gira a destra, gira a sinistra, vai a destra, gira a destra. Chiarissimo. Porta aperta, grazie. Arrivederci. Ci sono tutte queste cose qui che passandoci sopra poi col, col mouse ci viene sottotitolato che cos'è? Pistola per tatuaggi, va bene. L'apertura delle porte è stile eh, amnesia, quindi dobbiamo tenere premuto il mouse e apparire... Vabbè, attraversiamo... Adesso questa è sigillata, no, si apre, si apre. Allora, eh, dobbiamo attraversare il cortile, li fanno tatu è stato istituito il coprifuoco di fuoco, ma anche qui. In tutti i quartieri di classe C, restate al vostro appartamento e rilassatevi con i vostri contenuti e preferiti. Grazie per la collaborazione. Non so che cacchio... È un po' spiazzante, perché uno all'inizio dice non mi piace una grafica del genere, ma io vi dico aspettate, non giudicate dall'inizio questa cosa perché neanche a me piace tutto questo. Però quello che andremo a vedere sarà senz'altro più interessante. Infatti adesso... Entriamo in questa zona, dobbiamo andare a destra, diceva? Destra per sinistra, per destra? Qua c'è una parete buttata giù, però l'appartamento era al 7, quindi è questo. Siamo pronti a entrare. Questo è l'appartamento, vi ricordo, di chi da dove arrivava la segnalazione della telefonata che ha fatto nostro figlio. C'era una telefonata in arrivo. Sono qui ce l'hanno con noi, aiutami, devi No, una chiamata che comunque non hanno Non siamo riusciti a capire chi chiama. Vabbè, eh, non riusciamo a passare, qua potrebbe essere già un elemento bloccante, in realtà basta spingere. Ok. Andiamo. il sistema rileva che abbiamo dei, siamo sotto shock frequenza cardiaca irregolare e va in automatico a curarci arriveremo alle soglie della pazzia eh, proseguendo con l'avventura con le indagini ora vi farò vedere quello che possiamo fare sulla scena del crimine cosa che per me è molto interessante ok Dan forse non è lui non è detto che lo sia non sappiamo, non ha la testa quindi non sappiamo se è nostro figlio o meno. Questo qui sono l'agente Lazarsky, inizio i rilevi sulla scena del crimine. Ok, ora vi, vi faccio vedere che strumenti abbiamo: la E per la visione elettromagnetica, dove possiamo andare ad analizzare le varie cose. Abbiamo questo che è un manganello che eroga 6 milioni di volte. Ha rilevato danno strutturale, è rotto In pratica sì, si vede. Va bene? Analizziamo questo che è una sorta di identificativo di ogni persona. HN, devo cominciare da qualche parte. Dispositivo comunicazione, livello consumatore. Rilevate modifiche illegali. Criptaggio complesso. Ok, abbiamo anche qualcosina qui. La vittima è equipaggiata con un miscelatore di identità. L'identificazione è impossibile. Ok. Con la Q invece andiamo sulla visione bio. Quindi possiamo andare a analizzare. In questo caso il trancio, diciamo sul collo. La testa è stata rimossa post morte, ma è possibile che l'abbia presa il killer. Movente ignoto. Cervicale recisa, carotide recisa, nessuna corrispondenza. Ok, possiamo analizzare anche il sangue impossibile popolare, dati forensi con la F invece accendiamo questa sorta di luce quindi E, Q ed F uh, inizieremo le nostre indagini poi vi potreste trovare bloccati infatti premendo il tasto centrale del mouse accedete qui dove uh, vedete le varie cose tipo all'inizio si sentiva un rumore metallico quando abbiamo, siamo andati un po' in crisi e, e in pratica uh, poi se siete dei abbastanza scarsi come senso dell'orientamento potreste eh, non capire più come uscire in realtà è tutto è stato chiuso a livello ermetico da un sistema d'allarme quindi seguendo anche quella guida lì e che, che vi ho fatto comparire un attimo fa capirete che dovete uscire di qui in qualche modo allora noi possiamo continuare ad analizzare la stanza come potete vedere possiamo andare a vedere il bagno con la scansione diciamo di prima la biometrica Abbiamo trovato una, una medicina, una synchrozine che ci teniamo, che ci sarà utile sicuramente quando andremo magari un po' in crisi. E quello è il bagno. Questa è la cucina, come potete vedere, anche qui possiamo andare a eh, aprire il, il frigo e tutto, e andare a vedere se c'è qualcosa all'interno. No, tutte le ante sono apribili, quindi è, è figo proprio fare un'indagine. Andiamo a scansionare così. C'è qualcosa. Cioè, qui stiamo ipotizzando che questa sia la casa di nostro figlio. Quindi... Abbiamo anche il ventilatore. Vediamo se c'è qualcosa qui. La lanta qua è rotta. Non si apre. C'è una grafica veramente molto 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 bella. C'è una tastiera di un computer in cucina con un cacciavite e un rotolo di, di nasta. Va bene. Qua sotto c'è la bombola del gas. Ok, qua non c'è nulla. Ah, abbiamo altro da analizzare. Abbiamo una scia di sangue che va e arriva fin qua. E qua non si capisce. Ah, c'è qualcosa qua però. Vediamo se c'è qualcosa da analizzare invece a livello di... Poi, vabbè, leggendo le istruzioni se capirete che qua dovete uscire in qualche modo e per capire bisogna andare con l'analisi col tasto E, andare a analizzare l'ambiente e capire che qui c'è tutto il sistema di sicurezza che poi procede all'esterno seguendo sempre i cavi che arrivano tutti qua in cucina e convergono qui. Quindi a questo punto dobbiamo trovare il codice per uscire. E cosa dice per uscire mi viene in mente che forse qua c'è una data e dice mi 2068 quindi mettiamo 2068, me l'aspettavo, non sembra che è stato un tipo sentimentale, ok, infatti, non è la data. Vabbè, si continua l'analisi a questo punto, noi non sappiamo di chi sia questo corpo. Non sappiamo nemmeno chi abbia chiamato prima e dovremmo indagare anche su quello. Intanto, qua possiamo aprire e andare ad analizzare, veramente lo trovo immersivo. Perché veramente, se lo giocate senza sapere esattamente cosa state giocando, vi probabilmente vi annoierà. mmm questo qua è un numero: un libro di, di carta 1984 va bene, dopo diamo un'occhiata e vediamo se la password è quella. Poi chiudiamo qua, apriamo di qua, c'è una scheda madre qui. Biovisione. Visione così, vediamo se dice qualcosa. No, ci dà il modello, ma niente di più, niente diamo un'occhiata se c'è qualcosa di qua. Qualche indizio particolare, non ci sono computer. Potrebbe essere a casa mia, questa allora, qua non si può interagire con niente. Qua c'è un server, ma va bene. Andiamo a mettere questo, allora, dai proviamo 1984, 1984. Oh, accesso anticipato, anticipato. Si, sì, consentito, accesso accordato. Ah, ok, si sta aprendo questa parte qua perché dovrebbe essere si, sì, infatti, è ancora chiuso. Si accede da qui c'è questa console di comando dove qua nella prima pagina vediamo le news. Quindi, questo è quello di cui parlavano il nostro utente, il nostro interlocutore alla centrale con un incidente, un'esplosione o qualcosa, possiamo leggerci l'articolo, possiamo andare a vedere le mail quindi lo sanno, so che sei molto impegnato ma dobbiamo parlare subito mm, penso mi stiano dando la caccia, mi hanno seguito, oggi ho visto qualcuno dalla finestra non sa notizia che se ne stava lì fermo, se non riesce a proteggermi esco dai giochi complicazioni invece il nostro corriere, insomma altre cose qua ci sono documenti però tutti corrotti Qua invece c'è sicurezza domestica, possiamo andare ad aprire il cancello. Ok, abbiamo aperto il cancello, perfetto. Mi allontano dalla scena del crimine, quindi mettiamo tutto a verbale che ce ne andiamo. A questo punto si esce. Questa storia non mi convince, se ancora vivo, lo so. Quindi si esce da qui. Siamo in coprifuoco. fuoco. Procedura di isolamento autorizzata. Vedo se c'è qualche altra porta da poter aprire. Ma... Che ci dice dove siamo. Questo è tutto il complesso. Possiamo vedere tutto quello che c'è. No, non si possono aprire le porte ovviamente. Ah, non si può uscire nemmeno da qui. Sì, da qui si. Sì dire no qua c'è un bagno no è tutto chiuso infatti in questo caso non sappiamo che fare parliamo poi con, con tab insomma ehm. allora identifica il chiamante interroga i vicini ok ehm, ok andiamo ad interrogare i vicini allora ok Eh sì, ma dove mi stai chiamando? Da dove mi stai chiamando? Da qui? Sì, eh, ciao, cos'è questa storia dell'isolamento? il fago? È scoperto un'epidemia? Eh. È... è possibile. Non possiamo escluderlo, è meglio che del trattamento Cos'altro potrei fare? Aspetta, sto parlando con te. Potresti essere infetto. Allontanati da me. Va bene, arrivederci. Andiamo a vedere di interrogare i vicini. 5, no, si girava di qua, questo non si capisce ma sembra una niente, questo è l'appartamento dopo KPD <ride> si sì. va bene Cioè proprio decadentissimo vabbè suoniamo in quello di fronte no?

<ride> L'inquilino del 7: Situazione un po' complicata in casa. Non so chi sia quel tizio. Va bene, arrivederci. L'ho visto un paio di volte, forse me lo ricordo vagamente. Perché lo cioè, potrebbe essere mio figlio? Un segno di tempo. Sì, va bene. Probabilmente sulla ventina, giovane, altezza corporatura media, non è particolarmente memorabile. Tutto bene lì dentro? Sì, sono i ragazzi del giorno d'oggi, ok. Se non se severo se ne approfittano. Di solito io li piazzo davanti ai proiettori e basta. Li mantiene tranquilli, ma quel cavolo di Reggio si è rotto. Meno l'americana ha quattro soldi. Abbassate la voce. Sì. Com'è la vita dell'esatore? Vabbè, niente, non, non ne stiamo tirando fuori nulla di nulla di che. Buona fortuna. Niente, qua si va avanti, si va avanti ad esplorare, io poi non capisco perché i corridoi di questo condominio siano fatti buttando giù i muri, è una cosa che non capirò mai, qua si può rientrare ancora, sì, quindi si può rientrare nuovamente nell'appartamento per dare un'occhiata, qua è venuto giù tutto comunque. Si deve, ci si deve abbassare ogni volta. Questo è il mistero, diciamo, della morte di questo tizio, che potrebbe essere nostro figlio. Così come no, che ci ha chiamato in disperato dicendo di non stare in ottime condizioni. Questo è The Observer System Redux. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è incuriosito il titolo, eventualmente lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi. E ciao, ciao.